Ciao Fabio, qui Leonardo Epis, sono titolare dei due negozi Centri Naturhaus, come sai. La mia domanda è questa: voglio diversificare, voglio diventare un influencer per poter vendere poi un mio corso dei miei prodotti online. Quindi qual è il primo passo che bisogna fare per diventare influencer? Grazie, ciao, a presto. Ottima domanda, Leonardo. Quindi tu vuoi diversificare nel tuo business e quindi andare all in nel tuo personal brand. Ottima scelta. C'è un problema: che primo devi delegare tutta la tua attività tradizionale a un manager o a qualcuno che ti tolga lo stress di andare a tirar sulla saracinesca e di stressarti ogni giorno per mandare avanti la tua attività. Secondo, devi fare una scelta, andare all in con tutte le tue risorse nel tuo personal brand. Perché? Perché se vuoi vendere i tuoi prodotti come influencer, devi essere totalmente dedicato a quello. Quindi non è uno scherzo, il mio consiglio non è diversificare, provarci. Per me il piano B non esiste, quindi vai all in, delega la tua attività tradizionale che va già a bomba, vai all in nel tuo personal brand. Perché? Perché se questo funziona e riesci a creare un personaggio attrattivo, allora a quel punto la tua attività tradizionale triplicherà i fatturati e non solo quello, tu riuscirai con i tuoi corsi e prodotti a fare ancora più fatturato. Questo ti porterà più soddisfazioni, più riconoscimento, ma questo presuppone un grande sacrificio: andare all in nel tuo personal brand, formarti, investire risorse, accelerare il processo perché non hai tempo da perdere. Quindi da parte mia hai tutto il supporto necessario per fare questo grande passo. E poi vedrai che sarà un grande sogno che si realizza, perché vedrai tanta soddisfazione, ma soprattutto vedrai finalmente la tua carriera arrivare a un livello successivo. Spero che questa risposta ti soddisfi. Mi raccomando, non differenziare perché è il piano B, ma sposta il focus, vai piano A nel tuo personal brand e delega la tua attività tradizionale, perché sviluppando il tuo personal brand potrai solo beneficiarne. Ciao!